Amici sportivi, buon pomeriggio dal Gaetano Scirea di Bitritto, squadra in campo per dare il via alla 23esima giornata, all'ottava di ritorno di prima categoria, girone A. Ideale Bari contro Atletico Acquaviva, si gioca nel silenzio proprio del Gaetano Scirea, del comune barese, non per, diciamo, per quello che è la storia, la cronaca attuale di coronavirus, ma quanto in quanto perché l'ideale Bari deve scontare una pena inflitta dal giudice sportivo dopo la partita di domenica scorsa contro il San Ferdinando, una partita da giocare a porte chiuse in campo neutro, ed è per questo che si gioca qui, come abbiamo già detto, al Gaetano Scirea. Squadre in campo per i saluti di rito, noi subito ne approfittiamo per dare lettura delle formazioni, partendo da quella dei padroni di casa dell'ideale Bari, che si schierano in porta col numero 1 Liso, a seguire ci sono Pirino, Portoghese, Del Zotti, Papeo, Lavermicocca, Gissi, Di Bari, Castellano, De Tommaso, Minicuzzi. Mister Giusto porta con sé il secondo estremo difensore Anaclerio, Losito, Visceglie, De Giosa, Gian Gregorio, Lo Iacono, Vissaggi, Art e Vitale. Acquaviva, Atletico Acquaviva che si schiera in porta con la grande, a seguire ci sono De Vito, Valerio, Busco, Bitetti, Costantino, Balenzano, Palaciano, Genchi, Ferrorelli, La Nave. Con sé in panchina Mister Leonino porta il secondo estremo difensore Bruno, a seguire Monte, Grandolfo, Scaraggi, Anaclerio, Calier, Pupolizio e Salatino. Squadre ormai pronte per il centro del campo dopo i saluti di rito. Bari ideale con completamente nero, invece Atletico Acquaviva con i classici colori sociali, rosso-blu, la maglia a strisce larghe, ecco, proprio rosso-blu con calzoncini blu e calzettoni rossi. Sarà l'ideale Bari a dare il via a questa partita attaccando dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, da voi che ci state seguendo invece dal lato opposto, Acquaviva, i tifosi dell'Atletico Acquaviva che vengono comunque a salutare proprio sotto la nostra postazione quella circa decina di presenti oggi in tribuna qui sulla gradinata del Gaetano Scirea. Per lo più sono dirigenti, accompagnatori o giocatori squalificati. A proposito degli squalificati, indisponibili proprio per squalifica in casa ideale, giocatore Carlo Vox, invece per quanto riguarda l'Atletico Acquaviva, anche in casa loro una squalifica, quella di Azzariti, giocatore classe 98, per lui 15 presenze e 3 gol, 2 anni con la maglia della Slide a cui è giunto. Ormai è tutto pronto, il direttore di gara sarà il signor Nasca della sezione di Barletta, 12esima presenza per lui tra prima e seconda categoria. Numeri che parlano di 3 vittorie per la squadra di casa, 4 pareggi, invece 4 vittorie per la squadra in trasferta. Ancora qualche secondo, il direttore di gara si dirige verso la porta dell'estremo difensore con la grande, forse per un buco nella rete, gli segnala così l'estremo difensore, controllo anche da parte del signor Nasca, che come abbiamo detto alla sua 12esima presenza, un precedente con l'ideale nella rotonda e tennistica vittoria sul campo della Virtus Andria 1-6, era la 18esima giornata. Così come aveva segnalato l'estremo difensore Colagrande, c'è un piccolo difetto alla rete di una delle due porte, quella dove si schiererà in questo momento l'estremo difensore acquavivese. Probabilmente una parte della rete è condizionata anche dal forte vento di scirocco che sta soffiando su tutta la Puglia. I giocatori dunque che si scambiano il pallone per non perdere il lavoro fatto prima della partita. Comunque sembra che, ancora no, sembrava che si potesse tornare anche cominciare a giocare, anche perché il direttore di gara si sta dirigendo verso il centro del campo. Noi ne approfittiamo anche per ricordare quelle che sono le altre partite di questa 23esima giornata del girone A di prima categoria: Audace Cagnano, Stornarella Calcio, Foggia Incerita, la capolista in casa contro la Virtus Molfetta, Football Acquaviva, l'altra squadra del comune acquavivese, contro la Virtus Andria, Lucera Calcio contro Socer Modugno, Real San Nicandro Troia, Real Zapponetta, Nuova Damnia Foggia. E chiude questa 23esima giornata la sfida tra Real San Giovanni e Virtus San Ferdinando. Virtus San Ferdinando, come abbiamo detto a inizio di telecronaca, squadra in cui, diciamo, è stata impegnata domenica scorsa l'ideale Bari, poi è successo qualche parapiglia in tribuna nel corso della partita per qualche cosa, per qualche
piccolo litigio scaturito probabilmente da qualche parola di troppo da parte di un tifoso presente della Virtus San Ferdinando, quando il risultato era di 0-1 proprio per la squadra dell'ideale Bari. Sono successi dei piccoli tafferugli con l'entrata in campo anche di un giocatore, nell'entrata in tribuna di un giocatore di quelli presenti in campo della Virtus San Ferdinando. Il direttore di gara ha sospeso poi la partita, il giudice sportivo ha inflitto in settimana la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre. Certamente c'è voglia di ripartire, si vorrà ripartire già da questa giornata per mettersi alle spalle questo triste episodio, si vuole far parlare il campo da calcio. Campo da calcio che partirà proprio, comincerà a parlare proprio da questo momento con il fischio del direttore di gara, con il primo pallone toccato proprio dai giocatori maglia nera, dai padroni di casa. Abbiamo detto il forte vento di Scirocco che probabilmente sarà una costante per tutta la partita e che potrà condizionare la partita di entrambe le squadre. Classifica che prima di questi 90 minuti recita capolista Foggia in cedita a quota 55, poi Atletico Acquaviva, squadra quest'oggi qui in campo contro l'ideale Bari, a quota 50, Lucera 48, Football Acquaviva a quota 38, dunque c'è già un divario di 10 punti tra la terza e la quarta in classifica. Socer Modugno 37, Bari Ideale 32, Real San Giovanni 31, San Ferdinando 30, Zapponetta 26, due squadre a 25 sono Cagnano e Virtus Molfet, Troia 24, Nuova Daunia 19, San Nicandro 17, chiudono la classifica del girone A di prima categoria Virtus Andes Tornarella a quota 16 punti. Ricordiamo però che Foggia in cedita e Cagnano avranno una partita da recuperare. Subito gli ospiti che provano ad amministrare questo pallone con questo passaggio sulla destra verso De Vito, De Vito che poi non riesce a crossare a centro dell'area di rigore, giocatore classe 99. Ottima l'azione creata dagli ospiti, ma meno buona poi è stato il tentativo di cross da parte del terzino allenato da mister Leonino. Pallone che ha superato anche la recinzione alle spalle della porta dell'estremo difensore Liso, estremo difensore che adesso rimette il pallone in gioco, spizzicato di testa da De Tommaso, recuperato il pallone però dalla squadra acquavivese con questo lancio lungo in avanti dove però non c'è nessun compagno libero a ricevere il pallone, c'è l'estremo difensore con la grande classe 88 che si accascia anche a terra. Quest'oggi portieri uno in maglia arancione fosforescente, quello dell'ideale Bari, invece maglia giallo-rossa con una linea blu diagonale, l'estremo difensore con la grande. Ancora un pallone spazzato via, allontanato nella terra di nessuno dove non ci sono giocatori in maglia rosso-blu. 4-4-2 per quanto riguarda l'Atletico Acquaviva, 4-3-3 invece per gli uomini di Mister Giusto, almeno queste sono le disposizioni tattiche in campo in questi primi minuti. Si ripartirà dunque con questa rimessa dal fondo, subito lanciata in avanti, potete anche notare come la traiettoria del pallone rallenta, intanto il direttore di gara interrompe il gioco per un fallo subito da Lavermi Cocca, giocatore classe 81, 15 la presenza, 16esima presenza, 7 reti, una caratteristica di queste 7 reti della Vermicocca che sono tutte state siglate tra le mura amiche, quindi le partite casalinghe. Quest'oggi ricordiamo l'ideale Bari e lei squadra padrona di casa, nonostante comunque si giochi in campo neutro. A proposito della Vermicocca, certamente una notizia positiva per quello che è stato il suo score. Calcio di punizione a favore dell'Atletico Acquaviva che subito lancia il pallone in avanti, la insegue ma senza successo il numero 10 Ferrorelli, capitano anche della squadra rosso-blu. Troppo lungo il pallone per lui, pallone che ancora una volta supera la linea laterale, la linea di fondo. Ideale Bari che in casa ha giocato 11 partite sino a questo momento, 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, 22 punti su 32, sinonimo quest'ultimo di com'è. E soprattutto tra le mura amiche, la squadra nata nel 2012 ha costruito la gran parte dei suoi punti, 23 gol fatti sui 41 totali, 12 gol subiti su 35. Ancora di più a sottolineare come il fattore casalingo sia un fattore fondamentale. Meno fondamentale invece per l'Atletico Acquaviva che adesso si appresta a battere questo calcio di punizione. Squadra acquavivese che ha collezionato 24 punti su 50, quindi
quasi il 50% dei gol, il 50% dei punti sono stati realizzati equamente sia in casa che in trasferta. Calcio di punizione, vediamo se proverà il cross, prova direttamente alla conclusione, chiedeva un contatto di mani, così è stato. La punizione calciata da Genchi, giocatore più prolifico della squadra dell'entroterra barese. Quasi in maniera rugbistica ha guadagnato, o ancora di più volendo usare una metafora di football americano, qualche yard la squadra dell'Acquaviva per questa conclusione. Se ci ha provato prima Vito Genchi, chissà, forse anche adesso, sfruttando il fattore anche atmosferico che sembra in questa prima frazione poter giovare proprio la squadra di mister Leonino. Due questa volta sul pallone, il sinistro di Ferrorelli, il destro di Genchi, quattro uomini in barriera in casa ideale. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Parte Genchi anche questa volta direttamente verso la porta. Pallone che non inquadra lo specchio per un soffio. Certamente un'arma in più per la squadra rosso-blu, queste conclusioni, questi tiri da parte di Genchi, giocatore classe 84, 20 presenze per lui, 11 reti. Secondo due anni qui tra giocate su questo terreno di gioco del Gaetano Scirea con la maglia del Bitritto. Per lui anche esperienza in promozione, 4 gli anni in totale, gli ultimi due con il Trulli e Grotte Castellane e l'Orba Conversano, ma quest'oggi il presente dice Atletico Acquaviva prima categoria e questa sfida contro l'ideale Bari. Proprio sono i baresi che provano adesso con questo passaggio filtrante intercettato adesso dal piede di Bitetti, che può facilitare così la ripartenza. E poi posizione di offside per Genchi, qualcosa da ridire il giocatore con la maglia numero 9. Ricordiamo come in prima categoria non ci siano assistenti per il direttore di gara, quindi decisione spesso alquanto difficili prese dai direttori di gara. In questo caso comunque sembrava al di là il numero 9 acquavivese. Calcio di punizione battuto corto per vie centrali con Pirino, il lancio in avanti, ci sono però quattro maglie rosso-blu di cui una colpisce la sfera di testa. Pallone però che ritorna in possesso dei giocatori dell'ideale Bari con Di Bari, il suo passaggio verso la Vermicocca, ancora Di Bari, può provare il cross, poi preferisce lasciar scorrere sulla pressione di Lanave e guadagnare così una touche in attacco, che si appresta a battere Del Zotti, cerca compagni liberi vicino a sé, trova Gissi, Gissi pressato dall'avversario, pallone vicino alla bandierina. Ancora un avversario, diventano due adesso gli avversari. Lui tenta di guadagnare un calcio d'angolo facendo urtare il pallone sulla gamba sinistra di un avversario, ma guadagna solo una rimessa con le mani. Intanto tifosi della Ideale Bari, nonostante il divieto e la partita a porte chiuse, hanno voluto sostenere la loro squadra. Sono presenti una rappresentanza proprio qui al di fuori dello stadio. Non so se potete sentire voi da casa, però qui si sente bene come i tifosi stiano incitando fuori le mura del Gaetano Scirea la squadra dei propri beniamini, che adesso provano con questa giocata personale, intercettata però e chiusa dalla difesa acquavivese, che adesso prova a ripartire, però pallone ancora poco preciso verso Genchi. Ideale Bari, un'associazione nata il 28 maggio del 2012, associazione sportiva nata senza scopi di lucro, ma con lo scopo principale di promuovere l'attività sportiva. Una storia che quest'anno compirà 8 anni, che ha visto la prima partecipazione a un campionato WISP provinciale con vittoria della prima fase, poi 2013-2014 la terza categoria, 2016 la vittoria del campionato e poi 2018 la vittoria playoff contro l'altra squadra di Acquaviva, la Football Acquaviva, che ha permesso il salto in prima categoria. Quindi una realtà
completamente sostenuta e finanziata dalla passione dei tifosi. Tifosi che, come abbiamo già detto in corso di telecronaca, quest'oggi non possono essere presenti qui sulle tribune del Gaetano Scirea per volere del giudice sportivo. Pallone che è lanciato in avanti ma che ritorna indietro proprio per questo forte vento. Lo sentirete anche nel microfono come possa disturbare il racconto di questa partita, così come disturba noi addetti ai lavori, disturba anche i giocatori in campo. Col pallone adesso proprio tra i piedi di Genchi, che viene atterrato, calcio di punizione proprio davanti alla propria panchina. Atletico Acquaviva che in trasferta ha giocato 11 partite, 7 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte. Abbiamo già detto come siano stati 24 punti su 50, nota negativa sono i gol realizzati, soltanto 15. È il secondo peggior attacco tra le prime 7 delle... secondo peggior attacco in trasferta delle prime 7, però su un totale di 45 gol. Davvero macchina da gol invece tra le mura amiche, sono 30 i gol realizzati in casa. Contro Altari invece fanno gli soli 8 gol subiti in trasferta, la seconda miglior difesa delle, tra le prime 7, anzi proprio di tutto il campionato in trasferta, sui 22 totali. Numeri e ingredienti questi che vento permettendo potranno, vedremo se potranno regalarci diverse emozioni. Intanto gioco interrotto per questo fallo, protezione del pallone. E poi scivolata in ritardo il giocatore in maglia nera. Si trattava di Castellano, giovane giocatore classe 2000. Si incarica della battuta direttamente all'estremo difensore, che prova il lancio in avanti alla ricerca di un proprio compagno. Però arriva prima di tutti terzino destro della Ideale Bari. Pallone conteso a centrocampo con una serie di rimpalli. Riesce con una magia la nave a superare un avversario e a servire un proprio compagno sulla sinistra. Ancora però passaggio al centro per permettere il cambio di fronte. Azione che si sposta sulla destra con Genchi che protegge il pallone sulla pressione di un avversario. Genchi porta a spasso il pallone, prova il passaggio filtrante e poi l'ottima chiusura. Passaggio verso De Vito, ma Papeo, classe 83, in scivolata mette in calcio d'angolo per quello che sarà il primo corner della partita a favore degli acquavivesi. Anche loro, come l'Ideale Bari, hanno in comune una storia nata nel 2012, ma ci ritorneremo dopo questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo spizzicato di testa, resta ancora in attacco, almeno per il momento, l'Atletico Acquaviva, che però è costretto con un proprio giocatore a chiamare in causa Bitetti. Bitetti prova in avanti a lanciare il pallone, rimpallo vinto, non il secondo, nelle occasioni si fa anche male Minicuzzi, si continua a giocare con la nave. E Genchi urla al proprio compagno di continuare a giocare nonostante l'uomo a terra. Bisogno delle cure mediche sanitarie, il giocatore classe 91 atterrato nell'occasione. Cure mediche che comunque non entrano più, si rialza il numero 11. Dolorante, però nulla di così grave per non poter continuare a giocare quando sono trascorsi i primi 14 minuti di partita. Pallone sportivamente restituito da Papeo all'estremo difensore rosso-blu, il lancio profondo verso Balenzano. Balenzano deve fare gli straordinari per inseguire questo pallone, poi tenta il cross. Protezione c'era Portoghese che ha ostacolato l'iniziativa del numero 7, che è comunque riuscito a raggiungere il pallone. Giocatore classe 97, così come il direttore di gara, che adesso fischia questo fallo a favore dell'Ideale Bari per un fallo subito proprio da Minicuzzi. Stesso Minicuzzi adesso in possesso del pallone, sembra essersi ripresa la grande dopo la botta subita precedentemente. Nonostante questo suo passaggio filtrante sia stato intercettato, però ancora Ideale con Portoghese, la vermicocca
prova a scendere palla al piede, supera anche due avversari, riesce anche a servire De Tommaso. De Tommaso in profondità, contatto, chiedevano il calcio di rigore, calcio di rigore che arriva in questo momento per un contatto da parte di De Vito, contatto con il braccio. Il direttore di gara ha aspettato forse 2-3 secondi per prendere questa decisione, ma quando siamo giunti poco oltre il quindicesimo, eccola l'occasione che può cambiare il parziale, questo calcio di rigore. Proteste neanche troppo veementi da parte della squadra rossoblu, accennate a malapena dal giocatore numero 2. Sul dischetto si presenta il classe 2000 Castellano contro Colagrande. Parte De Tommaso e c'è il gol dell'1-0 per l'ideale Bari. Cambia dunque il parziale. Un 0 dunque per l'ideale, la rete sul calcio di rigore da parte di Castellano. Partirà in salita dunque per l'Atletico Acquaviva, che prova adesso subito a reagire e a rispondere. Pallone intercettato. Ideale Bari galvanizzato dal gol trovato in questi primi minuti di match. E adesso amministra il pallone con questa serie di passaggi. Fanno correre Genk in pressione sui portatori di palla. E il fallo poi commesso da Busco. Fallo più di nervosismo questo, in una zona certamente non pericolosa del campo. Portoghese. In avanti verso un proprio compagno di squadra. Ancora Portoghese. Ferrarelli va a prendere su il pallone, ma poi è costretto a lasciarlo a un avversario di Bari. Azione che si sposta sulla sinistra, insegue il pallone dopo l'errore, riesce anche a superare un avversario portoghese. Serie di passaggi tra Portoghese e di Bari. Intercettato il pallone, la scivolata pulita da parte di Castellano, che poi subisce anche un contatto di gioco con Palaciano. Si va subito a sincerare delle condizioni del numero 9, giocatore che ha realizzato il rigore che fino a questo momento sta decidendo la partita. Chiede il pallone il direttore di gara, pallone si è perso qui nei meandri del Gaetano Scirea. Chiedono adesso di restituire il pallone ai giocatori dell'Atletico Acquaviva, giocatori dell'Ideale Bari che non sanno che fare. Poi la decisione da parte di Lavermicocca di restituire il pallone all'estremo difensore. Colpo di testa permette comunque, regala una rimessa con le mani all'Atletico Acquaviva, che ritorna a giocare con De Vito. La pressione è conquistata il pallone da De Tommaso, persa poi da Castellano. Atletico Acquaviva adesso sulla sinistra con Bitetti, in avanti controlla però poi non riesce a servire Ferrorelli. Allontanata la sfera, addomestica di testa De Vito. Ancora un colpo di testa, serie di passaggi alti senza far toccare il pallone a terra. Azione che si sposta sulla sinistra
pressione dei due avversari, il cross che arriva comunque al colpo di testa e c'è il gol! C'è il gol da parte di Ferrorelli, ristabilita subito la parità qui al Gaetano Scirea. Ottima l'azione corale dell'Atletico Acquaviva. E il gol del giocatore classe 84 che martedì prossimo compirà 36 anni, certamente un bel regalo per lui. Alla sua 20ª presenza, il suo 9° gol in stagione. Per lui che prima di questa rete aveva segnato 71 gol in 6 stagioni con la maglia dell'Atletico. Tra queste stagioni una parentesi con il Canosa nel 2018-2019 con 9 gol. E poi per concludere il suo curriculum ricordiamo il suo record di 21 gol nel campionato 2017-2018. Avevamo detto che comunque ci aspettavamo tante emozioni in questa partita, già 2 gol in questa prima frazione e adesso Acquaviva che prova con questo cross, troppo però dalle parti di Liso che poi in due tempi blocca il pallone, ancora ideale con la Vermicocca, perso il pallone. Lascia poi scorrere Del Zotti, preferisce una rimessa con le mani a un controllo della sfera. Folate di vento che arrivano non con costanza. Antipasto questo vento di quello che sarà una settimana, meno previsioni meteo così raccontano, abbastanza fredda, dissociandosi da il clima poco invernale che si è vissuto nella regione pugliese in questo inverno. Ma torniamo a far parlare il campo con questo lungo rinvio da parte dell'estremo difensore, però troppo lungo per tutti, anche per Balenzano che ci aveva provato. Vede le bariche adesso a sinistra, lancia ancora una volta lungo in avanti. E ancora una volta però poco preciso e mal calibrato con la grande. Adesso deve decidere cosa fare della sfera. La lancia in avanti dove però non ci sono compagni di squadra. C'è la testa di Papeo. Protegge la sfera portoghese e ne guadagna una rimessa con le mani. Ancora portoghese, quasi di rabbia allontana il pallone. Pallone che tenta di riconquistarlo Castellano, ma lo fa commettendo fallo. Giocatore classe 2000. Colpo di testa, ancora ideale. Apre troppo la sua conclusione Castellano nel tentativo di servire uno dei due giocatori che stava correndo dalla destra. Tanto bella la soluzione quanto poco efficace però. Regalato così il pallone agli avversari. Squadre che si trovano per la terza volta nella loro storia. La partita dell'andata terminata 3-3 e poi una sfida nel campionato di terza categoria, quindi si parla di qualche stagione fa in Coppa Italia che vide sorridere la squadra di Acquaviva che adesso deve difendersi da questo calcio da fermo. Libero portoghese sulla sinistra, vediamo se la soluzione sarà direttamente il cross al centro dell'area. Giocatori che si sistemano, marcatura uomo in casa Atletico Acquaviva.
libero anche Minicuzzi di ricevere. Vediamo cosa deciderà la Vermicocca. Prova la sciabolata in avanti. Controllo difficoltoso ma riuscito per Di Bari. Di Bari adesso pressato anche da un avversario. Riesce comunque ad uscirsene da questa situazione guadagnando una rimessa laterale in zona d'attacco che si appresta a battere Portoghese. Suo rinvio corto e poi il cross da parte di De Tommaso. Spizzica di testa Ferrorelli, l'autore del gol rosso-blu. Ancora Ferrorelli, davanti a sé un avversario, ma davanti a sé anche un compagno che viene servito. Serie di passaggi per cercare di mettere un po' di ordine in casa Acquaviva. Così come anche questo retropassaggio, si riparte dalle retrovie con Bitetti. In avanti verso Balenzano, Balenzano ottimo il suo controllo, arriva anche De Vito sulla destra, Balenzano decide di fare da sé e guadagna un calcio di punizione, una mattonella pericolosa più per un cross che per una conclusione, però come abbiamo visto a inizio di partita certamente non si spaventa Genchi o anche Ferrorelli di provare la conclusione dalla distanza. E Ferrorelli che probabilmente col suo sinistro proverà il tiro. Pallone sistemato anche da una posizione meno defilata rispetto a dove è stato subito il fallo, un po' più centrale. Ferrorelli col sinistro, Genchi col destro, più una mattonella proprio per il sinistro. Sembra proprio che possa partire Ferrorelli. Quattro uomini in barriera, si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Parte Ferrorelli, colpisce in pieno il muro nero, poi una ribattuta da parte di La Nave. Ancora una respinta però, sempre La Nave sulla sinistra, può provare il cross, la finta, il cross che arriva in questo momento, però poco preciso, sorvola la parte superiore della traversa e permette così di respirare all'ideale soltanto però per qualche secondo, perché c'è stata un'ultima deviazione da parte di un giocatore in maglia nera. Sarà calcio d'angolo, pallone impigliato nella rete e Ferrorelli che trova un altro pallone, il direttore di gara che dice però il corner deve essere battuto dall'altra bandierina e non da dove si stava dirigendo Ferrorelli. Pronto il calcio d'angolo, rasoiata di testa, poi Minicuzzi che ha dato una mano ai propri compagni in difesa. Ancora un contatto, chiedono il calcio di rigore in questa occasione i giocatori della Football Acquaviva. Su questo contatto, presunto contatto col braccio. Intanto il giocatore dell'Ideale Bari che resta a terra. Ok, perché mi sa che ho fatto una confusione di distinta. Siamo tornati in diretta dopo un piccolo break pubblicitario. Nulla di grave, si è ripreso a giocare. Di testa chiama in causa il proprio portiere Bitetti. Atletico Acquaviva che ci riprova con Busco sulla destra, la pressione di Portoghese che conquista almeno inizialmente il pallone e poi commette anche fallo sul numero 4 Busco nel tentativo di recuperare quel pallone che aveva inizialmente conquistato e poi perso. Calcio di punizione che si appresta a battere Palaciano. Preferisce il corto passaggio verso Bitetti, Bitetti restituisce il pallone a Palaciano, Palaciano poi allarga troppo la spira, costringe Costantino a dover accelerare per conquistare il pallone. Genchi di prima intenzione, un suo cross che diventa quasi un tiro per Liso, che poi riesce a bloccare la sfera. Pirino
supera un avversario palla al piede, lancio in avanti dalle parti di Castellano. Castellano in due tempi riesce a prima a conquistare e poi a perdere il pallone, a controllare e poi a perdere il pallone. E pallone poi che supera la linea laterale, si riprenderà a giocare con il possesso per i giocatori in maglia rosso-blu. Acquaviva, dopo il fallimento nel 2012 dell'ACD, Acquaviva, come l'Acquavivese è sorta, così anche come l'altra squadra di Acquaviva, la Football. Sono giunte entrambi, partendo dalla terza categoria, in prima categoria. Acquaviva quota 50 punti in classifica, Football Acquaviva al quarto posto, 38 punti in classifica, secondo l'Atletico Acquaviva. Dicevamo, giunte entrambe in prima categoria e danno così vita a quello che viene definito il derby della Cassa Armonica. Acquaviva, ricordiamo, città conosciuta anche per ottime doti bandistiche. Forse da questo che nasce il soprannome al derby tra le due squadre. Ideale Bari adesso in possesso. Passaggio intercettato, fallo commesso da Balenzano, anzi chiedo scusa, da Gissi, ai danni di Balenzano. Sarà calcio di punizione dunque a favore dei giocatori in maglia rosso-blu. Punizione subito battuta, pallone intercettato, scivola giocatore in maglia numero 7. Ne può approfittare Minicuzzi, allarga sulla destra, sulla sinistra dove c'è De Tommaso. La Vermicocca in avanti verso Portoghese. Portoghese controlla e prova a superare un avversario, poi da terra tocca il pallone, chiedeva un ultimo tocco però nel numero 5 Bitetti, il numero 3, il terzino sinistro in maglia nera. Per il direttore di gara però la rimessa con le mani a favore dei rosso-blu. Bitetti, passaggio verso il proprio portiere con la grande. Con la grande in avanti, preciso questa volta l'estremo difensore, meno preciso il controllo da parte di Genchi, che commette anche fallo nel tentativo di riconquistare il pallone e sradicarlo dai piedi di un avversario. Quando abbiamo superato la mezz'ora da circa due minuti, si riprenderà con questo calcio di punizione, meno di un quarto d'ora alla fine di questa prima frazione. Ancora pallone però che si blocca in aria e torna indietro, ostacolando le iniziative offensive dei padroni di casa, che adesso guadagnano una rimessa con le mani. De Tommaso avvicina a sé Minicuzzi, lo serve in questo momento, Minicuzzi controlla, vuole guadagnare un calcio d'angolo che i giocatori dell'Atletico Acquaviva non sono riusciti a salvare, o meglio a non regalare, infatti ci sono riusciti ed è rimasta con le mani. Pallone subito perso, poi in avanti con poca accademia, ne esce un'azione pericolosa in attacco, ottima l'uscita dell'estremo difensore con la grande. Pallone sulla sinistra dove c'è Valerio, ancora però ideale Bari che affida sempre il pallone alla Nave, metronomo della squadra in maglia nera. Portoghese sulla sinistra anticipato dal giovanissimo Pirino, uno dei più giovani giocatori in casa Acquaviva, il numero 2 De Vito, classe 99. Controllo di petto, contatto di gioco, però fallo da parte di Costantino, difensore centrale di esperienza classe 85. Per lui anche tre gol in questa stagione, di cui uno nel 3-3 dell'andata. E
gli altri due gol realizzati da, per l'Acquaviva, da Salatino. Quest'oggi siede in panchina, tanto un po' di confusione in campo, arriva solo adesso il fischio del direttore di gara a interrompere il gioco, c'è un giocatore in maglia nera a terra. Molto dolorante, si sentono i lamenti dalla nostra postazione. Speriamo non sia nulla di grave. Squadre dell'Atletico Acquaviva, giocatori dell'Atletico Acquaviva e anche qualche giocatore dell'Ideale attorno. Non abbiamo capito a chi. Comunque sembra possa rialzarsi giocatore interessato da questo fallo, anche se zoppica per questa botta ricevuta, costretto ad uscire almeno speriamo momentaneamente dal campo, dovrebbe essere Mini Cuzzi. Vediamo se il massaggiatore, il responsabile sanitario, fa accenno alla panchina di qualche cambio, ma sembra ce la possa fare il numero 11 stringendo i denti. Infatti alza anche il braccio per poter entrare, meglio così, se tutto passato, almeno così sembra per i giocatori in maglia nera. Controllo con un petto da parte di Busco, sempre Busco, c'è De Vito, Palaciano. Tanto è rientrato il giocatore in maglia numero 11, Busco, può provare il cross e poi con qualche difficoltà chiedono il calcio d'angolo, c'era stato un tocco però da qui sembrava che l'estremo difensore, nonostante qualche difficoltà, Liso, fosse riuscito a tenere il pallone nel rettangolo di gioco delimitato dalle linee. Scende palla al piede Pirino, poi prova la soluzione in avanti. Troppo lungo per i giocatori in maglia nera, dunque possesso che ritorna in casa Acquaviva, che adesso controllano con De Vito, pressato dall'avversario. De Vito allontana il pallone verso Genchi. Genchi, il suo lancio preciso in area di rigore, poi meno preciso questo passaggio al centro diretto a Ferrorelli. Due squadre comunque che con folate reciproche provano a ritornare in vantaggio dopo che era passato in vantaggio inizialmente l'Ideale Bari, poi qualche minuto più tardi Ferrorelli aveva pareggiato i conti. Ideale Bari passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso dal direttore di gara, rigore abbastanza evidente per fallo con un braccio di De Vito. La pressione, ma ancora Ideale che poi perde il pallone con Portoghese. Busco non riesce a controllare. Entrambi i giocatori volevano che il pallone venisse recuperato quanto prima. L'Ideale Bari per provare subito l'azione offensiva. I giocatori dell'Atletico Acquaviva hanno chiesto recupero aggiuntivo per questi secondi persi nel recuperare il pallone. La Vermicocca con una magia si libera, non riesce altrettanto Castellano. Pallone però poco incisivo e i giocatori dell'Ideale che provano ancora una volta ad affacciarsi nella metà campo avversaria con Di Bari. Difficile controllo da parte di De Tommaso, si continua a giocare, tutto regolare. Portoghese poi, ottimo il suo movimento, intercettare il pallone, e lo stesso Portoghese quasi un po', potremmo definire per usare un eufemismo, di malavoglia,
costretto a mettere il pallone fuori, invitato dai propri compagni, perché un giocatore dell'Ideale è rimasto a terra dopo un contatto di gioco. Tutto ok per De Tommaso, che si è rialzato, giocatore classe 86. Pallone sportivamente restituito dai giocatori dell'Acqua Viva quando siamo giunti al quarantesimo, ultimi 300 secondi più il recupero di questa prima frazione. Direttore di gara che interrompe il gioco, vuole catechizzare due giocatori, si tratta di Genk e di Papeo. Sarà volata qualche parola di troppo in campo. Partita comunque per il momento che non ha visto il direttore di gara costretto a estrarre cartellini gialli. Ha provato con una magia Castellano a tenere il pallone in campo, ma a nulla è valso il suo gesto tecnico. Il direttore di gara ha interrotto il gioco per permettere all'Atletico Acquaviva di usufruire di una rimessa con le mani. Pallone perso dei giocatori maglia rosso-blu, può ripartire l'Ideale. Campo aperto per Mini Cuzzi, che appoggia verso un proprio compagno di squadra. Poi il numero 9 Castellano insegue la sfera, riesce a tenerla in campo, riesce anche a passare la sfera alla Vermicocca. Mini Cuzzi c'ha libero Portoghese sulla sinistra, lo vede e lo serve. Portoghese, il suo cross diventa un tiro. Invitato un giocatore dell'Ideale a Portoghese a calciare direttamente verso la porta, e poi è stato anche ammonito De Vito in casa Acquaviva. Per qualche cosa è successo, per un contatto visto dal direttore di gara. Primo ammonito della partita, il numero 2 De Vito. Ideale che allontana la sfera con Del Zotti. La chiusura difensiva dell'Atletico Acquaviva, che poi però si vede rimpallare il pallone, permettendo così all'Ideale di riprovare un'azione in zona d'attacco. Pallone allargato sulla sinistra dove c'è Portoghese, il controllo di sinistro del numero 3 e il passaggio sempre col piede sinistro verso la Vermicocca. La magia di Papeo a superare un avversario che poi commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone. Si trattava di Busco. Pronto la Vermicocca a battere questo calcio di punizione, lo fa in maniera velocemente, tanto da quasi trovare impreparato il proprio compagno di squadra di Tommaso. Atletico Acquaviva che preferisce allontanare il pallone e allontanare così anche ogni pericolo in zona difensiva. Del Zotti. Controllo di Bari. Il retropassaggio di testa, tutto regolare. Stava nascendo un'azione pericolosa in casa Atletico Acquaviva. Allontanato di testa, sempre Genchi di fisico a disturbare un avversario e a conquistare il pallone. Gioco ancora una volta interrotto per un altro fallo, questa volta commesso dall'Ideale Bari. Comunque nulla di grave, Palaciano si è subito rialzato, ha ricevuto anche il 5 dal giocatore dell'Ideale che aveva commesso il fallo. Quando siamo ormai all'alba degli ultimi 60 secondi regolamentari, con l'Ideale che adesso ha campo per incidere con Castellano. Castellano entra in area di rigore, Castellano, la conclusione facile alla presa da Colagrande. Chiedevano il passaggio a centro area ai giocatori che stavano giungendo, ma Castellano ha voluto provare
direttamente la conclusione. Conclusione abbastanza telefonata, facilmente prendibile per Colagrande. Bitetti per De Vito. Bitetti. La nave. Qualche modo ancora restituito il pallone alla nave. La nave, la conclusione intercettata da un proprio compagno di squadra che era anche in posizione di offside. Chiedevano il fuorigioco a voce alta, chiedeva il fuorigioco a voce alta a Portoghese. Il direttore di gara lo ha ammonito verbalmente dicendogli probabilmente, guarda, me ne ero reso conto già io, non c'è bisogno di alzare la voce. Si aspetta solo la segnalazione del recupero, ci aspettiamo minimo di 60 secondi aggiuntivi. Segnalazione che dovrebbe giungere a breve da parte del direttore di gara. Intanto contesa per conquistare il pallone, c'è anche un contatto per una presunta manata. Direttore di gara in difficoltà adesso. E si surriscaldano gli animi quando siamo proprio quasi giunti alla fine di questa prima frazione. Direttore di gara a colloquio con i giocatori interessati. Arriva anche un rosso, arriva il rosso per Castellano. Si arrabbia la panchina dell'ideale Bari. Sanno che il proprio giocatore l'ha commessa grossa in questa occasione. Ormai era terminata anche la prima frazione, la palla era distante da zone pericolose. In calma, in campo sembra essere tornata la calma dopo questa espulsione. Certamente non ben accolta dal giocatore, che adesso se la prende anche con qualunque cosa trovi davanti a sé. Dunque espulso il giocatore classe 2000. Secondo tempo che sarà giocato in 10 dei giocatori dell'ideale Bari. Ancora qualche attrito in campo tra giocatori. Palaciano, il giocatore che ha subito la presunta manata da parte di Castellano, si è rialzato. Sono persi abbondantemente circa 2 minuti, il nostro cronometro dice 48esimo. È il recupero che non si è proprio giocato in questa prima frazione, proprio per questo fallo e per questa espulsione. Si riprende a giocare con questo lancio in avanti, troppo lungo per tutti, però in maniera forse troppo frettolosa, potevano meglio gestire il pallone i giocatori dell'Acquaviva. Tanto rientra in campo Palaciano dopo la manata ricevuta, si tocca ancora il naso, il labbro. Intercettato il pallone da Genchi, certamente è un'espulsione che colpisce nel morale i giocatori dell'Aidel Bari. Fischietta la bocca per il direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. Successo di tutto in questa prima frazione, risultato di 1-1. Castellano, dopo il gol realizzato sul calcio di rigore, è stato espulso poco fa. Al gol di Castellano ha risposto Ferrorelli,
qualche minuto più tardi, squadre che vanno a riposo per 1-1, così come gli uomini in campo e il direttore di gara, anche noi ci prendiamo un piccolo break, ci vediamo qui tra circa 15 minuti per il secondo tempo di Ideale Bari Atletico Acquaviva dal Gaetano Scirea di Bitritto.
Ben ritrovati dal Gaetano Scirea di Bitritto, squadre già in campo per il secondo tempo della partita tra i Dele Bari e Atletico Acquaviva. 23esima giornata, l'ottava di ritorno del girone A di prima categoria. Nella prima frazione è successo un po' di tutto. I Dele Bari passati in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Castellano subito dopo il pareggio dell'Atletico Acquaviva con Ferrorelli al suo nono gol in stagione su 20 presenze, e poi poco prima del riposo lo stesso Castellano, l'autore del gol del momentaneo 1-0, è stato espulso direttamente dal direttore di gara, ricordiamo il signor Nasca di Barletta, per un pugno, un tocco, un contatto, ecco, definiamolo così, con un giocatore dell'Atletico Acquaviva. Si trattava di Palaciano, il direttore di gara, non ci sono stati dubbi, rosso diretto. Squadra poi nello spogliatoio, sono rientrate adesso in campo. Vediamo se tatticamente cambierà qualcosa per l'Italia e Bari. Sembra più dal 4-3-3, passato a un 4-3-2 adesso. Vediamo dunque se cambierà anche qualcosa, se entreranno forze fresche nel corso di questa ripresa. Ricordiamo quelli che sono i 21 giocatori ormai in campo per le due squadre, però prima raccontiamo questa azione dell'Atletico Acquaviva subito intercettata da Papeo per l'ideale. Dele Bari che si schiera in porta con Lisa, a seguire ci sono Pirino, Portoghese, Del Zotti, Papeo, La Vermicocca, Gissi, Di Bari, De Tommaso e Minicuzzi. Per quanto riguarda invece l'Atletico Acquaviva, con la grande in porta, De Vito, Valerio, Busco, Bitetti, Costantino, Balenzano, Palaciano, Genchi, Ferrorelli e La Nave. Dicevamo anche di una possibilità di cambi in entrambe le squadre, però prima vediamo Genchi cosa fa con questo pallone tra i piedi, se proverà l'azione personale o proverà a servire un avversario. Ci prova direttamente con la conclusione verso la porta, che chiama gli straordinari Liso. Mister giusto per l'Italia Bari, che con sé in panchina il secondo estremo difensore Anaclerio, Losito, Visceglie, De Giusa, Gian Gregorio, Loiacono, Vissaggi, Art e Vitale. Tanto calcio d'angolo, e poi racconteremo anche la panchina di Mister Leonino. Calcio d'angolo per l'Atletico Acquaviva, il cross allontanato di testa il pallone, prova a inseguirla ma senza riuscirci De Tommaso, chiamato in causa adesso con la grande da questo retropassaggio di un proprio compagno di squadra. Dunque Atletico Acquaviva che con sé in panchina ha il secondo estremo difensore Bruno, poi a seguire Monte, Grandolfo, Scaraggia, Anaclerio, Calier, Pupolizio, Sala e Salatino. Si gioca qui al Gaetano Scirea di Bitritto, in quanto l'Ideale Bari deve scontare un turno di squalifica del proprio campo di gioco dopo ciò che è accaduto domenica scorsa negli ultimi minuti della sfida tra San Ferdinando e Ideale Bari. Scontri in tribuna, poi ingresso anche da parte di un giocatore del San Ferdinando in tribuna. Il direttore, il giudice sportivo ha penalizzato l'Ideale Bari con un turno di stop. Intanto un contatto di gioco, chiedevano il rigore. Giocatori dell'Acquaviva chiedevano anche il calcio di rigore. La decina, circa i 10 tra dirigenti, accompagnatori e giocatori disponibili presenti qui in tribuna. Tifosi invece dell'Ideale Bari che stanno seguendo la partita oltre, al di fuori delle mura del Gaetano Scirea, per provare a incitare la squadra anche a distanza e far sentire il loro supporto. Tanto dopo questo contrasto di gioco, due uomini rimasti a terra, uno per parte. Ideale Bari che con questa espulsione di Castellano subisce la terza espulsione in campionato. Due squadre che oltre al pareggio in campo momentaneo pareggiano anche quasi la media età, 27.8 per quanto riguarda l'Atletico Acquaviva, 27.4 invece per quanto riguarda l'Ideale Bari, così come anche la media gol molto simile, media di 2 gol a partita per l'Atletico, invece la media di 1.9 per l'Ideale.
partita, ricordiamo, condizionata anche dal forte vento che condiziona, oltre al lavoro dei giocatori in campo, anche il nostro lavoro. Quindi chiediamo scusa se ogni tanto deve andare qualcosa di storto. Noi ci impegniamo per il meglio, come certamente anche i giocatori in campo si vogliono impegnare per portare a casa tre punti preziosi. Ricordiamo Atletico Acquaviva, secondo in classifica, 50 punti, 5 punti dietro la capolista Foggia Incedit. Che però deve recuperare una partita. Ideale Bari invece, quota 32. Lotta per guadagnare un posto prezioso per i playoff. Intanto gioco interrotto per questo calcio di punizione a favore proprio dell'ideale Bari. Nell'occasione c'è stata anche la ammonizione per Palaciano, autore del fallo, che ha interrotto l'iniziativa offensiva dell'ideale Bari. E dalle Bari che in casa ha subito tre sconfitte in stagione, due nel girone d'andata. L'ultima sconfitta risale alla 17esima giornata, era 19 gennaio, proprio contro l'altra squadra di Acquaviva, la Football Acquaviva. Invece numeri più confortanti per quanto riguarda l'Atletico Acquaviva, unica sconfitta alla 13esima giornata in trasferta era sul campo della Real San Giovanni, 2-1. Si parla del 2019, era il 15 dicembre 2019. Vediamo se l'ideale con questa storia vuole già provare a modificare queste statistiche. Il calcio di punizione pericoloso, che però non si abbassa la sfera, non crea pericoli all'estremo difensore Colagrande, che subito ha rimesso il pallone in gioco per far ripartire la propria squadra. Atletico Acquaviva che certamente vorrà sfruttare il fattore uomo in più, perché si fosse collegato soltanto adesso, è stato espulso proprio alla fine, negli ultimi minuti della prima frazione, il numero 9 Castellano, l'autore anche del gol del momentaneo 1-0. Genchi adesso la conclusione con qualche difficoltà all'ISO, certamente Genchi, nonostante la sua età, classe 84, è ancora un giocatore pericoloso, giocatore di esperienze in categorie che potremmo definire minori, come la prima, prima categoria e la promozione, ma che fa valere tutta la sua esperienza e tutta anche la sua fisicità in area di rigore. Un giocatore di quelli difficili, ecco, da spostare quanto a forza atletica e fisica. Lo rendono uno dei giocatori d'attacco più pericolosi della categoria. L'ideale Bari adesso chiede la rimessa laterale a loro favore, però abbastanza evidente l'ultimo tocco da parte di Del Zotti, giocatore di classe 91, che permette così a Valerio di poter sfruttare questa rimessa con le mani. Sempre Genchi in possesso, cerca compagni vicino a sé, trova Palaciano dall'altra parte del campo, quasi stava riuscendo a servire proprio compagno di squadra, che poi subisce anche un fallo. E i giocatori dell'ideale Bari che se la prendono con Portoghese, l'autore del fallo. Fallo poco oltre la linea dell'area di rigore, brivido per l'ideale Bari. Clima certamente più caldo in casa ideale dopo quello successo, come abbiamo già raccontato poco prima dell'intervallo. Calcio di punizione, vedremo se sarà direttamente un tiro in porta da parte di Ferrorelli, oppure se proverà il cross in area di rigore alla ricerca di un tocco, di una deviazione da parte di un proprio compagno di squadra. Personalmente mi aspetto direttamente la conclusione verso la porta. Tre uomini in barriera in casa ideale, il 10, il 6 e l'11. Parte la punizione, il cross non toccata però da Genchi, quel tanto
da colpire la sfera verso la porta. Anche perché c'è stato un ultimo tocco da parte dei giocatori in maglia nera. Gioco tutti con tocchi di prima in casa Atletico Acquaviva. Allontanato poi il pallone, dove però non ci sono punti di riferimento in maglia nera. Così Costantino ha tutto il tempo di far rimbalzare il pallone e poter servire di testa il proprio portiere, che poi ha fatto ripartire l'azione dell'Atletico Acquaviva, che adesso si sposta sulla destra dove c'è De Vito. De Vito con una magia si gira, supera almeno inizialmente un avversario. Gli avversari adesso diventano due, sempre De Vito in possesso del pallone. Pallone poi riconquistato dai giocatori dell'Atletico senza commettere fallo. Sempre De Vito, il cross, chiedono un tocco i giocatori dell'Atletico, un tocco con il braccio, ma per il direttore di gara tutto regolare, il contatto di Portoghese. Atletico che adesso ha spazio sulla sinistra con la Nave per Valerio, un avversario davanti a sé, preferisce così servire la Nave, che poi in profondità verso Genchi, che quasi con un tacco stoppa il pallone, interrompendo anche lo scorrimento del pallone. Ancora un contatto di gioco. Il direttore di gara sembra dire: questa è l'ultima, la prossima non te la perdono. Dovrebbe esserci un cambio in casa ideale. Per questo motivo gioco che non riprende. Ci aspettiamo, ci speriamo almeno di trovare una segnalazione per capire chi sta per entrare. Sappiamo che sta uscendo con la numero 6, la Vermicocca. Non c'è stata nessuna segnalazione. Ecco il numero 18, Vissaggi. Centrocampista classe 98, 4 gol per lui in stagione. Fuori dunque classe 81, vice capitano La Vermicocca. Per lui 7 gol in campionato, tutte nelle partite casalinghe. Score che non ha potuto aggiornare in questa sfida, che ricordiamo si gioca a Bitritto in campo neutro, causa squalifica dell'impianto comunale dove gioca l'ideale Bari. Intanto questa conclusione dalla distanza da parte di Minicuzzi, ha provato a sorprendere Colagrande, che si è fatto trovare pronto. Interrotta questa serie di gioco con questa scivolata. Ricordiamo, già ammonito il numero 2. Vediamo se il direttore di gara, secondo cartellino giallo, era il primo cartellino giallo, chiedo scusa, non si trattava del giocatore in maglia numero 2, De Vito, ad aver commesso fallo, ma del giovane Balenzano, ammonito anche lui. La posizione di campo mi ha ingannato, chiedo scusa. Intanto Genchi invita il proprio compagno di girarsi. Intanto la conclusione del neo entrato Vissaggi, che ha avuto sui piedi l'occasione per portare nuovamente la propria squadra in vantaggio. L'ideale, nonostante l'inferiorità numerica, ancora viva e certamente non vuole mollare. Adesso di testa De Vito, il controllo di Palaciano, il lancio in avanti ma in posizione di offside Ferrorelli. Gioco interrotto per questo calcio di punizione, subito battuto dai giocatori in maglia nera, che adesso si affidano a Minicuzzi per poter ripartire. Ancora ideale Bari in possesso, ancora però pallone riconquistato dalla Nave. Il passaggio profondo per Balenzano. Balenzano si porta il pallone destro-sinistro, cross, pallone che giunge dalle parti di Ferrorelli, che non riesce a controllare, prova il tacco poi per la Nave. Fare buona guardia lì la retroguardia
La retroguardia dell'ideale. Ora è Genchi. Palaciano, la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Tanto il direttore di gara ha qualcosa da ridire a tutti e due allenatori, li sta richiamando. E mi sa sono stati ammoniti, o almeno richiamati verbalmente entrambi gli allenatori. Sarà volata qualche parola di troppo che al direttore di gara non sarà piaciuta. Intanto gioca ancora interrotto per questo fallo, poi i convenevoli di rappacificazione. Ancora ideale la conclusione dalla distanza, ma pallone che non inquadra lo specchio. Dopo una bella mattinata di sole, cielo annuvolato qui a Bitritto. Vento che sembra essersi anche leggermente calato. Anche se ogni tanto, come in questo caso, qualche folata arriva, folata che adesso però non arriva sulla destra per l'Atletico Acquaviva, perché trova la chiusura della retroguardia barese con Portoghese, che poi ha guadagnato anche una rimessa con le mani, quanto ultimo tocco proprio di giocatore in maglia rosso-blu. Lancio in avanti di testa a dir di no da parte di Costantino. Ideale che prova a ripartire, palla al piede. Non ci sono uomini a pressare Gissi, che così può appoggiare verso Del Zotti. Pallone di prima intenzione verso De Tommaso, il cross in avanti. In qualche modo l'Atletico ne esce vivo da questa situazione con la nave. Ancora la nave, Palaciano. Valenzano, il lancio in avanti verso Ferrorelli. È allontanata la sfera. Serie di rimbalzi che certamente non aiutano il controllo di De Vito, che comunque riesce a mantenere il pallone in campo anche aiutato da un avversario involontariamente. Costantino, Palaciano. Ancora Palaciano, metronomo del centrocampo dell'Atletico Acquaviva. Allarga sulla destra dove c'è Genchi che stoppa di petto. Pressione da parte di un avversario, così lui preferisce servire Costantino. Palaciano incespica Busco, ma riesce a restituire la sfera a Palaciano. Palaciano vede libero sulla sinistra, ma preferisce il passaggio corto di Costantino. Era libero sulla sinistra Valerio. Il lancio in avanti, la conclusione! Mani in faccia per Ferrorelli, che sa di aver sprecato una ghiotta occasione. Gli applausi dei pochi presenti qui in tribuna a Bitritto. Quando abbiamo superato abbondantemente il primo quarto d'ora di questa seconda frazione, siamo quasi giunti al 18° minuto. Scende palla al piede Costantino. Non trova compagni da servire, quindi temporeggia. Trova ora la nave. La nave per Valerio, che combatte contro due avversari, ma riesce comunque a guadagnare una rimessa con le nave, con le mani. Ancora però ideale, che chiude gli spazi con Pirino. Sempre Valerio, affidata a lui la rimessa con le mani. Genchi chiama in causa un proprio compagno delle retrovie, si trattava di Costantino. Vitetti, il passaggio largo sulla destra, insegue la sfera Valenzano, ma non riesce a tenerla in campo. Tanto movimenti su entrambe le panchine, due uomini a riscaldarsi per l'Atletico Acquaviva, uno invece per quanto riguarda la Ideale Bari. Ricordiamo, Ideale Bari già usufruito di una sostituzione con l'ingresso in campo di Visaggi.
tanto chiedevano il calcio di punizione a loro favore, i giocatori dell'Ideale Bari per un contatto con la mano, ma Costantino diceva sono stati loro ad avermi atterrato. Calcio di punizione dunque a favore del rossoblù, già battuta, pallone che si sposta sulla destra, cerca lo spazio per rendersi pericoloso Balenzano. Tanto chiedono un altro giallo per questo fallo subito da Vistaggi. Qualche protesta da parte della panchina dell'Ideale Bari. Sembra essere tornata la calma in campo, si riprende così a giocare con questa rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Portoghese con le mani, pallone sempre per Portoghese, il suo rasoterra, il passaggio rasoterra al centro dell'area di rigore, ne guadagna un calcio d'angolo l'Ideale Bari. Ritmi meno intensi rispetto alla prima frazione, un inizio di secondo tempo con un Atletico Acquaviva più vivace, situazione che poi mano a mano è andata a calarsi quando siamo giunti alla metà di questa seconda frazione, stiamo entrando nel 22esimo minuto, intanto calcio d'angolo per l'Ideale Bari, il cross allontanato di testa, non ci sono però maglie rosso-blu per poter ripartire, c'è il colpo di testa da parte di Vistaggi, ancora Ideale che subisce un fallo, c'è anche cartellino giallo ai danni di Valerio. Rio, secondo il direttore di gara, di aver atterrato Gissi nel momento della ripartenza. Intanto dovrebbe essere pronto anche il primo cambio in casa Atletico Acquaviva. Si aspetta soltanto la chiamata da parte della panchina rosso-blu. Chiede quattro uomini in barriera con la grande. Si caricherà della battuta Papeo col suo sinistro. La distanza è considerevole. Un altro uomo si avvicina alla battuta. Papeo di sinistro. O Gissi di destro. Il numero 5 chiede che la barriera venga ricontata la distanza dalla barriera. Barriera che secondo Gissi ha guadagnato qualche metro. Parte Gissi, colpisce un proprio compagno di squadra. Profitta per accelerare col pallone tra i piedi Portoghese, però poi si allunga troppo la sfera. Sempre Portoghese, serie di finte, entra in area di rigore Portoghese, cerca anche il contatto di gioco, però non cascano nella trappola del numero 3 i giocatori maglia rosso-blu. Chiamato adesso il cambio in casa Acquaviva, mister Leonino, la sua prima mossa, per questo motivo gioco interrotto, pronto ad uscire Balenzano, giocatore ammonito, al suo posto Salatino, giocatore classe 97, per lui 10 presenze e 7 gol. Un'arma in più nella faretra di mister Leonino, una freccia per il proprio arco. Vedremo se questo ingresso in campo potrà agevolare la squadra rosso-blu. Jacky, palla tra i piedi, supera tre avversari, trova anche Ferrorelli, fermato
in posizione di offside dal direttore di gara. Era pronto Ferrorelli a caricare il suo sinistro. Del Zotti adesso, serie di passaggi corti. Sembra essere cambiato anche il disegno tattico dell'Ideale Bari con tre difensori centrali, quello che è un 3-4-2, centrocampo a rombo, adesso palla tra i piedi, che accelerata questa, ancora Ideale Bari con Gissi. Gissi però costretto a fermarsi, portoghese, la sua finta prima di caricare il sinistro. E poi Di Bari ha qualcosa da ridire al proprio allenatore, forse sul proprio compagno di squadra. Chiedeva il tocco, si riprende il gioco, si continua a giocare di petto, poi controllata la sfera. Atletico Acquaviva, lancio in avanti dalle parti di La Nave. Il neoentrato Salatino prova a partire e a servire anche Ferrorelli, ma ha intercettato il pallone dei giocatori di maglia nera che adesso rispondono con questa iniziativa sulla sinistra con Portoghese. Il lancio in avanti però nella terra di nessuno, non ci sono compagni di squadra. Costantino adesso, subito di prima intenzione per Valerio. Provano a far girare la palla velocemente i giocatori maglia rosso-blu. Palaciano, che adesso rallenta un po' i ritmi nell'attesa di trovare compagni liberi. Ha trovato Salatino che con un tacco è riuscito a servire Genchi. Genchi c'ha davanti a sé un proprio compagno di squadra, preferisce però il retropassaggio verso La Nave, poi allontana Pirino con poca accademia ma con più concretezza. Pronto un altro cambio in casa Ideale. Ancora Ideale, questo cross verso Jacky che controlla di coscia. Poi la sua conclusione, la parata di Liso. E che parata ha fatto Liso in questa occasione. Bravo Jacky nel controllo, poi anche nel far partire il destro. Liso si è fatto trovare pronto distendendosi sulla propria sinistra, colpendo il pallone per la deviazione in calcio d'angolo. E certamente l'Ideale deve ringraziare anche il proprio estremo difensore in questa occasione. Pronto ad entrare De Giosa, classe 96, in casa Ideale. Esce Portoghese al suo posto. Un po' sconsolato il terzino sinistro per questa sostituzione. Si preparano al calcio d'angolo i giocatori dell'Atletico Acquaviva. Cross che arriva in questo momento, allontanato di testa da Minicuzzi. Sempre in zona d'attacco, ma ancora Minicuzzi di testa. Fallo da terra da parte di Del Zotti, che poi vuole provare a rallentare i ritmi dell'Ideale. Palaciano verso De Vito. Si ferma De Vito. Retropassaggio verso Bitetti. Bitetti in orizzontale per Costantino. Costantino scende palla al piede. Sulla sinistra Valerio che scende. Il lancio verso Valerio di prima intenzione, prova una finta a superare Del Zotti, ma il numero 4 si fa trovare pronto e abile anche a chiudere gli spazi. Gissi
di testa, però, anzi di petto, controlla la sfera Costantino. Si trattava anzi di Bitetti. Ancora ideale con Genchi. Poi fa sbattere il pallone sul proprio avversario e poi commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone, anzi guadagna un fallo con Pirino, però che ha la peggio in questa occasione e subisce un colpo da parte del numero 9. Quando siamo giunti alla mezz'ora, calcio di punizione che potrebbe trasformarsi in un cross pericoloso al centro dell'area di rigore. Catechizza i suoi dalla porta Liso. Così come anche capitano di Bari. Parte il cross, pallone toccato dal giocatore in maglia nera, resta ancora in possesso però l'Atletico Acquaviva, che poi sciupa completamente questo possesso con De Vito, che ha accelerato troppo. De Tommaso si impegna per mantenere il pallone in campo, però non riesce ad appoggiare verso i propri compagni di squadra. Una magia Palaciano che libera il lancio verso Genchi, Genchi di tacco per Ferrorelli, Ferrorelli centrale debole, pronto anche Liso in questa occasione, anche in questa occasione pronto Liso, cioè Minicuzzi, ancora possesso però per l'Atletico Acquaviva, con Genchi però che subisce la rimonta di De Giosa. L'ideale che riesce in maniera pulita ad uscirsene da questa situazione difficile. Gissi, pallone allontanato da Bitetti. Insegue la sfera di Saggi, chiedevano la posizione di offside dalla panchina i giocatori e i membri della panchina dell'ideale. Sarà però un calcio di punizione a favore dell'Atletico Acquaviva. Ancora una volta ci aspettiamo un cross al centro dell'area di rigore come qualche minuto fa. Tutto pronto per il calcio di punizione, è partito anche il fischio, parte la punizione di testa allontanato da Papeo. Ma i giocatori in maglia nera erano tutti in difesa della propria area di rigore, così Valerio ha il tempo di seguire la sfera e poi appoggiarla verso il proprio portiere con la grande. Stesso con la grande, il lancio profondo in avanti verso Salatino. Allontanato ancora il pallone, ancora chiamato in causa con la grande, questa volta dagli avversari. Indietreggia verso la propria area di rigore per bloccare la sfera con le mani. Un altro cambio pronto in casa Atletico Acquaviva. Ancora con la grande. Ideale che sta stringendo i denti questa ultima parte di partita per portare a casa un pareggio preziosissimo contro l'Atletico Acquaviva, seconda forza del campionato di prima categoria, girone A.
Fallo tanto subito e cartellino giallo anche per De Giosa. Mister Giusto urla contro il direttore di gara. Intanto doppio cambio in casa, anzi no, solo un cambio in casa Atletico Acquaviva. Un po' di confusione per quanto riguarda le sostituzioni. Dovrebbe uscire l'autore del gol del pareggio, Ferrorelli. Intanto il direttore di gara va a chiacchierare con Mister Giusto per quelle le parole che sono volate. Intanto cambio sembra adesso essere concesso. Uscito col numero 10 Ferrorelli. C'è stata segnalazione di chi ha preso il suo posto. Cercheremo di capirlo e di dirvelo quanto prima. Si tratta del numero 16 Anaclerio, classe 89. Il gioco riprenderà però con un calcio di punizione che si appresta a battere Genchi. Una mattonella simile a quella in cui, da cui nella prima frazione è partito già una sua conclusione sempre sul calcio di punizione. È pronto Genchi alla battuta. Abbiamo delle qualità del numero 9. Parte Genchi e ancora una volta l'Iso si supera e lo vanno giustamente ad abbracciare i propri compagni di squadra. Ha fatto due o tre parate davvero superlative l'estremo difensore classe 90. Calcio d'angolo però bisogna subito ritornare a giocare e a concentrarsi in casa ideale. Calcio d'angolo battuto in questo momento. Mischia in area di rigore, pallone che resta lì al limite dell'area con Anaclerio che tocca il suo primo pallone e poi la scivolata decisiva. Queste sono certamente parate che aiutano anche nel morale i propri compagni di squadra. La dimostrazione è questa bella scivolata di Di Bari, pulita e precisa, a mettere il pallone oltre la linea laterale. Anaclerio verso Valerio, restituisce il pallone ad Anaclerio, troppo lungo però per il numero 16. Quando ormai abbiamo superato abbondantemente il 35esimo, siamo nel 38esimo minuto, quindi meno di 10 minuti alla fine di questa partita più recupero. Si sta giocando in questi ultimi minuti verso una sola porta. Genchi, gioco interrotto in questo momento per posizione di offside. Il direttore di gara si era anche reso protagonista involontario andando a ostruire la traiettoria del pallone, ostruendo così la possibilità di passaggio, facendo scaturire poi le proteste dalla panchina dell'Ideale Bari con il pallone che si stava trasformando in un'azione pericolosa in casa Acquaviva. Palaciano di testa con qualche difficoltà il controllo, ma il recupero del pallone da parte dei giocatori in maglia nera. Ancora palla tra i piedi per Minicuzzi, atterrato dal limite dell'area. Tutto regolare per il direttore di gara, si continua a giocare con il possesso sempre in casa Ideale. Prova la conclusione. Tanto ancora un cambio in casa Acquaviva, c'è qualcosa che non piace a mister Leonino. Tanto Valerio si rinnova la sfida con Del Zotti. Questa volta Valerio preferisce andare per vie centrali con pallone che giunge dalle parti di De Vito. Il cross di De Vito spizzicato, tarda però il passaggio in avanti Gissi.
la nave, Palaciano. Palaciano prova la sciabolata in avanti, allontanata ancora una volta di testa dei giocatori dell'Ideale, che ora si affidano ai piedi di Tommaso per ripartire. Ma affiora anche la stanchezza in casa Ideale Bari. Maggior freschezza, maggior lucidità invece in casa Atletico, che adesso provano a rendersi pericolosi con questo cross da parte di Salatino. Troppo altruista il numero 19, ancora però la conclusione, c'è il gol! Il gol da parte di Anaclerio quando siamo giunti al 40° minuto, che fa esplodere di gioia tutti i giocatori in campo che vanno ad abbracciare il numero 16, invece a terra stanchi quelli dell'Ideale. Questa certamente è una mazzata psicologica per i giocatori di maglia nera, che comunque hanno strinto i denti, si erano affidati anche alle parate di Liso, diverse le parate. Giocatore classe 89, cambia dunque il parziale a meno di 5 minuti dal termine. Prova l'ultimo tentativo mister Giusto con l'inserimento di Vitale al posto dello stanchissimo Gissi. Intanto il cambio previsto con Pupolizio in casa Acquaviva salta, in quanto penso che ormai mister Leonino sia contento del vantaggio, del gol del vantaggio trovato. Pallone in avanti per Pirino, che non riesce a mantenere la sfera in campo. Ultimi minuti certamente di fuoco con l'Ideale che vorrà trovare il pareggio e con l'Atletico Acquaviva che vorrà difendere questo vantaggio trovato al 41° minuto di questa seconda frazione. Ideale che adesso ci prova con questo tiro dalla distanza, che però poco pericoloso da parte di Minicuzzi. Subito anche un fallo commesso, fallo in attacco. ...17 gol diventano adesso in trasferta per l'Atletico Acquaviva. 9 quelli subiti. L'Atletico Acquaviva reduce dal pareggio contro il Nuova Daunia di domenica scorsa. Nuova Daunia che occupa la quart'ultima posizione. Certamente un pareggio non positivo. Atletico Acquaviva che domenica prossima attenderà il San Nicandro, terz'ultimo in classifica, tra le proprie mura amiche. Invece Ideale Bari impegnato contro il fanalino di coda Stornerella. Per mettere alle spalle questa parentesi di quest'oggi, ricordiamo, si è giocata a Bitritto per la squalifica di una giornata del pianto di gioco dell'Ideale Bari. Partita anche a porte chiuse, oltre che in campo neutro. Ancora un cambio in casa Ideale. Entra col numero 16 Gian Gregorio. Sono cambi quasi da calcio a 5, veloci. L'uscita da parte di Minicuzzi. Gian Gregorio dunque in campo per mettere forza fresca, per provare gli ultimi tentativi. Fallo subito da Salatino. Stiamo entrando nell'ultimo minuto dei 45 regolamentari di questo secondo tempo.
Atletico Acquaviva che ora vuole provare il gol del punto esclamativo definitivo, approfittando anche dell'euforia del gol del vantaggio trovato pochi minuti fa grazie ad Anaclerio. Tanto calcio d'angolo proprio per gli ospiti. Quattro uomini in maglia rosso-blu in area di rigore, invece sono sei quelli in maglia nera. E sono anche gli ultimi a toccare. Per mettere così ancora un tiro dalla bandierina. Che arriva in questo momento. Pallone allontanato. Lascia scorrere il pallone vitale. Ma arriva la chiusura difensiva. Pallone che rimbalza. Il retropassaggio di De Giosa con qualche difficoltà all'iso, ecco, anche con un po' di coraggio. Ora scende palla al piede di Bari, ma non trova compagni vicino a sé, trova il recupero e poi questo fallo subito per Anaclerio, numero 16, che sta decidendo questa partita. Entrato ormai nei minuti di recupero e c'è anche il gol del definitivo 3-1 di Salatino. Punizione battuta velocemente, dormita difensiva e Salatino mette il punto esclamativo sulla vittoria dell'Atletico Acquaviva che con questi tre punti sale a quota 53 in attesa anche del risultato della Foggia Incedit che sta giocando in casa contro la Virtus Molfetta, impegno non proibitivo per la capolista che poi dovrà anche recuperare una partita, ma certamente è anche positivo in ottica playoff allungare il vantaggio sulle dirette inseguitrici per permettere così all'Atletico Acquaviva di saltare la semifinale e poter giocare direttamente la finale. Pallone spazzato via con qualche difficoltà Genchi, poi voleva provare a recuperare con qualche difficoltà Papeo. Adesso affiora stanchezza, la delusione nell'ideale Bari che aspetta solo il triplice fischio del signor Nasca. Tanto la sostituzione dovrebbe uscire Palaciano che subisce anche il giallo per aver tardato la sostituzione. Il direttore di gara aveva invitato il numero 8 ad uscire dall'altra parte del campo, quella più vicina alla sua zona di competenza, per quella che è un'altra sostituzione in casa Atletico Acquaviva, secondo il nuovo regolamento da quest'anno. È entrato Grandolfo al suo posto. Fischio del direttore di gara in questo momento per poter rimettere il pallone in gioco. Siamo ormai giunti al 49esimo, ultimi scampoli di questa partita. Atletico Acquaviva che prova a insistere con la nave per allargare il risultato e adesso invece totalmente l'opposto, i retropassaggi, cercare di temporeggiare. Ormai ha raccolto il bottino pieno. Persino Genchi è tornato nelle retrovie per dare una mano ai propri giocatori, ai propri compagni di squadra, ma in questa occasione non la dà, anzi, perde il possesso del pallone. Pallone è rimasto ancora in campo, allontana di Bari.
Anaclerio, il lancio in avanti verso Salatino. Salatino con qualche difficoltà riesce a controllare la sfera. Siamo ormai giunti al 50° minuto, sono stati 5 minuti di recupero, almeno quelli giocati in questo momento. Direttore di gara molto fiscale nella sua scelta, nonostante il doppio vantaggio, il vantaggio di due reti. Triplice fischio che arriva in questo momento, preziosissima vittoria per l'Atletico Acquaviva, anche con qualche difficoltà. Barideale era passato in vantaggio con un calcio di rigore nel corso della prima frazione, poi il pareggio agguantato da Ferrorelli e poi nella seconda frazione in superiorità numerica sono arrivati le reti di Salatino e di Anaclerio che hanno chiuso la partita sul risultato di 3-1. Grazie ancora una volta per averci seguito e alla prossima e un buon proseguimento di giornata a tutti quanti voi da parte di Donato Miccoli.